siamo partiti da un acquarello di Marc Ernst del 1920, che sembra molto appropriato per questo tema. Si intitola Una stanza in cui vale la pena di spendere una notte, ed è una prospettiva che lui genera partendo da un disegno di un abbecedario di scuola quando era bambino, in cui rimuove quasi tutti gli elementi presenti e collega i pochi rimasti con delle linee prospettiche, crea appunto una stanza che ha ovviamente degli elementi di sorpresa, surreali, e allo stesso tempo elementi che appartengono sia al mondo esterno che a quello interno. Questo è stato l'elemento di partenza, quindi la nostra stanza è molto chiusa dall'esterno e entrandoci è leggermente distorta in prospettiva, e questo perché anche l'idea del rimuovere le cose, di lasciare degli spazi molto puliti e molto vuoti, è un po' il lavoro che ci piace portare avanti, ma allo stesso tempo di creare una sorta di gioco tra la dimensione esterna, che è molto più definita, e quella interna, che è alterata sia dalla leggera prospettiva ma anche dall'uso delle luci. Nella nostra stanza ci abitano due individui che sono non necessariamente visivamente in contatto tra loro, ma certamente hanno una grande capacità di comunicare. Il nostro riferimento letterario è Haruki Murakami, lo scrittore giapponese, in cui il numero due è il numero magico. Ci sono due figure, due lune, due mondi paralleli, e quindi questa idea, anche dell'idea della prospettiva, è un'idea in cui c'è una percezione dello spazio molto simile a quello esterno, ma leggermente differente, che richiede una certa curiosità e una certa capacità di pensare per poterlo abitare.